Era già un periodo che volevo smettere con le bufale, no? Perché ero già entrato un po' troppo sull'occhio del ciclone, ero uscito un po' troppo fuori dall'underground dove mi piaceva di più. Però andando a fare lezione alla Bicocca mi hanno chiesto un'altra trasmissione se potevo fare una bufala in diretta e come funzionava questo meccanismo, questa viralità. Così ho fatto la vignetta, sempre così, però su un articolo di Agnese Renzi, moglie Matteo. Con la citazione ho scritto: "Perdonami Matteo, ma anche io voterò no al referendum". Poi l'ho fatta dopo, anche quella di Umberto Eco, anche Umberto Eco era contrario. E questa notizia è stata la seconda, mi sembra la seconda più letta del referendum. E da qui, insomma, sono stato molto subito delle pressioni, insomma, per questa storia qui. Sono stato accusato, come dicevo, di essere stata rovina il referendum. E da lì sono partite tutte le interviste. Ogni giorno stavo in prima pagina su un giornale diverso. Ho fatto tantissimi esperimenti, ecco, dalle false citazioni, i false morti dei VIP, no? Ognuno ha uno schema diverso, i concorsi. Per gioco, quando vado all'università, così dico sempre che mi sono inventato un disalgoritmo, no? Perché l'algoritmo è il procedimento per la risoluzione di un problema, invece disalgoritmo è il procedimento per la creazione di un problema.